Eminenza, un suo sunto su questa mezza giornata che ha passato a Sansepolcro. E con grande gioia che sono venuto anche per conoscere questa realtà. L'Italia è meravigliosa anche per questo, ogni città ci dà un messaggio, no? Alle nuove generazioni è importante questo messaggio che ogni realtà può dare. E questo messaggio che Sansepolcro può dare è l'unità tra fede e vita, l'unità tra cooperazione per il benessere materiale e spirituale di un popolo. Stato e Chiesa sono a servizio dell'uomo e questa cooperazione è un po' la bandiera che Sansepolcro può lanciare oggi all'Italia e al mondo. Che valore aggiunto in più dà un anniversario come questo al nostro popolo? È sempre ritornare per noi cristiani, soprattutto ai valori del Vangelo che Gesù ci ha lasciato. Un ricordo suo personale del Cardinale Martini? Io l'ho conosciuto come Vescovo di Milano quando studiavo alla Gregoriana e sempre quel ricordo di questo pastore eccezionale, di una grande umanità, no? E di un grande amore al dialogo verso i lontani. Il primo di settembre, dopo 1000 anni, Sansepolcro è qui a celebrare il suo millenario. Una sua considerazione. Deo gratias. Ci hanno lasciato un messaggio, lo raccogliamo. Giustizia e pace, Gerusalemme sulla terra va costruita. Sansepolcro ha questa missione e ne ringraziamo il Signore.